Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sull'altro fumetto. Io sono Dili e benvenuti in un nuovo Come svuotare il portafoglio, ovvero il video acquisti del mese di novembre. Ovviamente a novembre c'è stato anche Lucca Comics, non vi farò vedere di nuovo quei fumetti che ho acquistato nella kermesse lucchese. C'è un video apposta, cercatelo nel canale se può interessarvi. In più, essendoci stata appunto Lucca Comics, ho già speso una barca di soldi, quindi ho cercato un minimo di limitarmi nel resto del mese. Partiamo subito con Platinum End. Platinum End, tra l'altro, sia del numero 1 appunto di questo fumetto, che del numero 1 di Fire Punch e del numero 1 di Sky Violation. Ho fatto un video apposta, cercatelo tra i video di questo canale se per caso vi interessa. È degli stessi autori di Death Note, quindi Oba e Obata, bellissimi, bellissimi disegni. Storia che mi ha lasciato un po' perplesso, però appunto, se volete approfondire un pochino di più, vi invito a guardare il video in cui parliamo del numero 1. Di Fire Punch ho preso il numero 2, il numero 3 e il numero 4. Senza far spoiler, non vi preoccupate, però il numero 2 mi è molto piaciuto perché dopo il numero 1 prende una strada veramente strana che non mi aspettavo e mi ha sorpreso, quindi mi ha molto intrigato. Il numero 3 un po' meno, tanto combattimento. Il numero 4 non l'ho ancora letto, l'ho sfogliato e ho un po' paura. Ammetto di avere un po' paura. Comunque lo sto continuando, tutto sommato è un'opera interessante. Vediamo come continuerà. Numero 3 di Preacher. Come vi ho detto, sto leggendo questa versione che sta uscendo adesso in bianco e nero in versione Bonellide. Mi sta piacendo, questo numero in particolare non l'ho ancora letto, però lo sto continuando e numero dopo numero è veramente molto intrigante. Morgan Lost numero 0, anche di Morgan Lost ho fatto un video a parte in cui esamino i primi 24 numeri che formano il primo arco narrativo di Morgan Lost e anche questo numero 0. Numero 0 mi è molto piaciuto, non vedo l'ora che esca il numero 1 perché le premesse sono veramente, veramente molto buone. Se per caso non avete mai letto Morgan Lost, io vi consiglio di recuperare anche i primi 24, però potete anche cominciare da questo numero 0 e andare avanti e vediamo tutti assieme dove ci porterà Chiaverotti. Inuyashiki, numero 9. Tra l'altro io pensavo che questa serie fosse un pochino più lunga, non so, me l'aspettavo più lunga, in realtà col numero 10 si concluderà, quindi il numero 9 non l'ho ancora letto, ho deciso di aspettare il numero 10 così leggo tutti e due i numeri assieme. Lo stesso autore di Guns, se per caso non l'avete mai letto, lo stanno ristampando, ve lo consiglio vivamente, però vi consiglio anche questo, è veramente molto bello, molto interessante, magari quando finirà ci farò una recensione apposta. Comunque appunto, non l'ho ancora letto, aspetto il numero 10 per concluderlo. Sky Violation numero 2, anche in questo volume come nel numero 1 c'è veramente un sacco di ritmo, quindi questa cosa mi è piaciuta molto, vengono presentati alcuni personaggi nuovi, viene spiegato qualcosa di più su questo mondo assurdo composto da grattacieli, su questi assassini mascherati. Per ora lo continuo, vediamo dove andrà a parare, rimango sempre un po' spaventato, se volete sapere di più anche in questo caso andate a vedere il video in cui parlo del numero 1, ma speriamo bene. Arem End di Shintaro Kago è Shintaro Kago, quindi l'ho comprato subito. Non vi nego che non sapevo neanche la trama, sono andato a cercarmela adesso per fare questo video acquisti, perché se no la trama non neanche la sapevo, l'ho comprato proprio a prescindere. È una specie di parodia in stile Kago, quindi grottesco del genere Arem. Parla di questo ragazzo che comincia a convivere con queste cinque fanciulle. Che detto così può sembrare una cavolata, ma non ho nessun dubbio che degenererà proprio dalla seconda pagina. Io vi consiglierò sempre di leggere qualcosa di Shintaro Kago se cercate qualcosa di veramente forte, particolare, assurdo, e non vedo l'ora di leggerlo. Nono numero di battaglia, sempre veramente bellissimo. Questa è la variant cover, vi dico solo che questo numero si chiama Lo Stagliere e parla di un certo personaggio di nome Silvio che come soprannome fa il Cavaliere. Sì, vi sto lasciando il tempo per andare in fumetteria a comprarlo tipo now. Vite di carta dei gemelli Rincione. Come vi ho detto, i gemelli Rincione mi piacciono tantissimo. Tutto quello che esce di loro, veramente cerco di comprarlo perché sono veramente fenomenali. Questo albo è pubblicato dalla Shockdome e fa parte del progetto Timed. Progetto Timed, magari poi ne parleremo anche nei mesi futuri. È comunque un progetto che coinvolge sia i fumetti che i videogiochi. Infatti, uscirà, stanno facendo un crowdfunding, uscirà un videogioco in realtà aumentata. Un videogioco fantascientifico. I fumetti si possono leggere anche singolarmente, non c'è bisogno per forza di acquistarli tutti. Io ho preso il loro perché, appunto, li adoro tantissimo. Mi piace un sacco il loro stile, come sia grafico che ogni storia mi sorprende tantissimo. Non l'ho ancora letto, non vedo l'ora di leggerlo. In fumetteria mi hanno regalato il primo numero di Secret Empire.
Io non sono un grandissimo fan dei supereroi americani Marvel. Gli butterò un occhio, comunque un pochino mi incuriosisce. Ho letto anche la trama, quindi ne approfitterò per dargli un'occhiata. Hai visto mai che cambierò idea? Ora un acquisto che in realtà ho fatto il mese scorso, ma mi ero dimenticato di parlarvene. Ho comprato usati a un ottimo prezzo tutti i primi 12 volumi di Billy Bat. Ho letto per ora solo il numero 1, mi sta piacendo un sacco. Billy Bat non è un fumetto da poter leggere così in maniera leggera, perché comunque c'è un sacco di carne al fuoco, la storia è molto molto complessa, ben organica, c'è un sacco di roba. Tra l'altro in Italia è appena uscito il numero 18 e col numero 20 si concluderà finalmente, perché è un po' di anni che andava avanti. Appunto, però ho letto solo il primo numero, ma mi sta piacendo veramente tanto e spero di avere presto il tempo per leggermi tutti quanti. Mi piacerebbe tutti uno in fine all'altro, però la vedrò un po' dura. Con questo abbiamo finito, ho ordinato anche due fumetti in fumetteria che sono al limite dell'introvabile, però i ragazzi in fumetteria sono stati gentilissimi, sono impazziti e sono riusciti a prenotarmeli, ne parleremo più quando arriveranno. Mi dovrebbe arrivare anche una serie di fumetti usati che ho acquistato da un ragazzo, appena mi arriverà ne parleremo magari nel prossimo video acquisti. Fatemi sapere se per caso è uscito qualche fumetto questo mese imperdibile che magari a me è sfuggito, quindi scrivetelo nei commenti. Vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace anche alla pagina Facebook dell'altro fumetto e noi ci vediamo alla prossima. Cicapum!